Si prevede una valanga di lavoro per l'ex PM antimafia Alfonso Sabella. Il magistrato, ribattezzato cacciatore di mafiosi, voluto da Marino nella sua squadra dopo lo scandalo di Mafia Capitale, ha lavorato ad un nuovo sistema di regole sull'assegnazione delle gare d'appalto romane. Il tutto per evitare che la corruzione continui a dilagare negli uffici pubblici. Il sindaco Marino è convinto che con queste nuove norme sarà davvero difficile eludere le regole. L'ex PM antimafia, ora assessore alla legalità e trasparenza, Alfonso Sabella, ci spiega cosa cambierà. Chiederemo dichiarazioni sull'aver adottato all'interno dell'azienda il meccanismo previsto dalla legge, dal decreto legislativo 231 sull'anticorruzione e chiederemo anche di un impegno formale a denunciare tutti i tentativi di corruzione, intimidazione, vessazione che l'impresa fornisce. Poi formeremo, infatti nella direttiva è chiaramente indicato, formeremo una commissione per la valutazione dettagliata dei titoli. È chiaro che i sistemi per eludere queste disposizioni ci sono, ma è anche lì, il gioco varrà la candela, perché consideriamo una cosa che l'essere iscritto in questi elenchi ti consentirà di partecipare a qualche gara d'appalto, ma non a tutte. Non si ricorrerà più quindi ad appalti senza gare, a meno che non ci siano delle situazioni di reale urgenza. Troppe volte, a detta di Sabella, sotto l'amministrazione Alemano si affidavano bandi diretti sotto la parola scudo emergenza. Delle emergenze che venivano in qualche modo programmate affinché poi si fosse con la, sotto la spada di Damocle e dover per forza adottare una determinata decisione. Innanzitutto cominciamo col rispettare le regole che ci sono e che finora molto spesso non sono state rispettate, o meglio sono state eluse. Quando si fa della normalità quello che è previsto come la deroga in casi eccezionali, la normalità è la normalità, la deroga è collegata a casi eccezionali. Purtroppo quello che abbiamo visto è che molto spesso si è lavorato con l'eccezionalità quando non c'erano i presupposti per cui questa eccezionalità fosse giustificata. Non è che Roma ha avuto un terremoto al giorno. Chiunque potrà quindi entrare nell'albo dei soggetti accreditati per ogni determinato settore e per ogni bando le aziende saranno scelte con un sorteggio casuale a rotazione. Sarà creato anche un albo dei membri delle commissioni giudicatrici che saranno a loro volta sorteggiati a rotazione per ogni singola gara. Intanto questa mattina Sabella ha consegnato al presidente dell'autorità anticorruzione una lista di 120 appalti sospetti. In tutto gli appalti su cui indagare tra il 2010 e il 2014, compresi i municipi, sono ben 13.000.